No, io sono molto preoccupato sulle cose che sono state dette adesso, perché sono state dette in maniera buona e efficace, però quando Antonio ci parla del tecnicismo, attenzione, perché noi forse non abbiamo ben presente che cosa succederà fra 20 anni. Cioè l'industria farmaceutica sta abbandonando lo studio dei farmaci perché si studiano i microchip. Cioè ci sono delle cose che hanno una gravità che saranno, cioè ci potranno cambiare in qualche maniera attraverso l'inserimento di microchip cerebrali. Esistono già queste cose qua. In America esistono già gli impianti di microchip contro la depressione e sono efficaci. Ora, il problema è che questi tecnicismi tecnici, no, proprio, in realtà non sono controllabili, perché noi non sappiamo che cosa e come è programmato il microchip. Io ho un paziente che 5 anni fa è andato in America e si è fatto mettere il microchip per la depressione. Lui sta benissimo, non ha più la depressione. Cioè, non ha risolto nessuno dei problemi che avevano determinato la depressione, solamente che ha un aggeggio, un peacemaker, un love maker, un antidepressione, un microchip elettronico che libera certe sostanze in modo che lui non senta il sintomo di depressione. Ma questo è il futuro. Gli americani sono molto più pragmatici di noi, nel senso che loro partono con le ricerche, devono essere economiche, il problema etico è qualcosa che riguarda l'Europa, non riguarda l'America. L'America va dal business, punto. Già adesso la cura del morbo di Parkinson è fatta attraverso microchip, comandati da un computer che libera le sostanze per cui una persona smette di tremare, ma smette di tremare in maniera vera, importante. Ora, questo discorso qui avviene poi a quello che è il senso delle cose che noi facciamo anche dal punto di vista psicoterapico. Adesso nominerò Basaglia, no? Basaglia era contro le psicoterapie, no? Cioè Basaglia non credeva alle psicoterapie e credeva a quello che viene detto adesso dall'associazione degli utenti del Nord Europa. L'associazione degli utenti del Nord Europa non chiedono di essere curati, non chiedono che il loro delirio venga sciolto, la loro dispercezione venga sciolta, chiedono di non soffrire per queste situazioni. L'olandese in particolare, ma anche della West Coast americana, dice: se tu mi togli il mio delirio, cambi me, fa parte di me, la voce che io sento è la cosa che produco io. Perché mi vuoi cambiare? Insegnami e fai in modo che io non soffra per colpa di questa voce o per colpa delle allucinazioni. John Nash, poi, no, Beautiful Mind, penso che lo conosciate, insomma, un premio Nobel della fisica, mica l'ultimo personaggio. Ha provato tutto, ma è riuscito a stare bene quando ha accettato di parlare con le sue 3 persone che allucinavano, dopo aver provato anche l'elettroshock, no? Allora, questi sono i movimenti importanti, volevo dirti, della tecnica, che attengono a quello che è la cornice sulla quale si chiama la tecnica. Se la cornice è il controllo delle persone, con il microchip perché smettono di delirare, domani anche con il microchip perché così rideranno quando non hanno nulla di cui ridere, perché basta programmare il microchip e siamo a posto, no? E poi chi è che lo mette, chi è che lo toglie, sarà simpatico vedere una cosa, no? Allora la cornice definisce, il controllo definisce la cura, ma anche la cura come deve essere definita? Cioè, la cura è quello che noi pensiamo di come una persona deve essere o come quella persona ci chiede di aiutarlo ad essere. È una cosa estremamente diversa questa, no? Poi dopo entrano tutte le tecniche, l'analisi, la sistemica, la gestalt, il psicodramma, il teatro, tutto quello che si vuole, ma se noi non abbiamo chiaro questa parte qui, che siamo un servizio, e quando siamo un servizio ci dimentichiamo che la parola servizio vuol dire rendere un servizio a una domanda, che non è la domanda dello Stato: controllo la persona che non disturbi, la metti in manicomio o nella struttura abilitativa per i prossimi 15 anni. No, la domanda è della persona, con la famiglia, ci stiamo male, abbiamo un problema, non riusciamo ad andare avanti. Purtroppo la deriva è in altri termini, no? In altri termini, allora, la ricerca della tecnologia, della terapia evidence-based, no? dei protocolli di cura che vengono attribuiti tutti con lo stesso vestito. Ma no, io ho una sciarpa diversa da quella che ha Antonio e anche altri che sono in questo tavolo. Quindi io penso che la forza del teatro, no? Di questo incontro qui, non convenzionale e convenzionale, perché per noi è convenzionale, ma per molti altri forse no, per tutti quelli che non occupano queste sedie forse, no?
Allora, la forza di questo incontro sta proprio nel dirci queste cose qui, che il teatro diventa uno strumento perché la qualità della vita delle persone si rimodula, si ricalca. E chiudo, scusate, poi io mi appassiono perché sono innamorato del mio mestiere, ma, no? Ma abbiamo a questo punto anche un vero sostegno scientifico. Cioè Edelman ha mostrato che il cervello cambia costantemente. Cioè Edelman, premio Nobel della medicina del 87, sulla immunologia, poi ha studiato anche come è costruito il cervello nostro e come produce il pensiero e come produce la mente. Allora, Edelman dice che il nostro cervello costantemente si modifica e cambia in relazione all'ambiente dove viviamo. Allora, se noi cambiamo l'ambiente dove viviamo, cambiamo anche la possibilità della nostra lettura, del nostro adattamento. Se io vivo in un ambiente che mi disturba, che mi fa star male, che non comprende il mio malessere, posso anche diventare folle, e qui ci si aggancia a quello che diceva lei, poi, che la follia è una necessità, non è una malattia, è una necessità di sopravvivenza. Edelman lo dice, no? Se io vivo in un ambiente dove tutti quanti mi trattano in un modo che non mi gratifica, non mi dà un senso, devo difendermi in qualche maniera, devo costruire una possibilità di vivere in quell'ambiente. Altri vedono quella possibilità che ho individuato come una patologia. Ma se quell'ambiente cambia, anch'io cambio, non sono mica, la mia parte dice, non sono mica un mono, cioè non sono mica stupido, no? Sono una persona che soffre, non sono uno stupido, sono due cose diverse. No? Allora, questa è una parte importante, perché se noi cambiamo costantemente sappiamo che anche la riabilitazione cosiddetta si mostra nel suo contesto e se il territorio si mostra diverso verso le persone che soffrono smettono di soffrire, perché il cervello è fatto per non soffrire e quindi si adatta automaticamente alla nuova realtà. Cioè, Edelman, dicendo queste cose, dice da 25 anni, è stato osteggiato dalla comunità scientifica per diversissimo tempo. Lui dice che i neuroni si mettono in contatto fra loro, parlano, comunicano, si chiama la teoria della neurogenesi. E quindi non è vero che il cervello è un organo perenne e fermo, no, si sviluppa, cambia, attiva aree diverse a seconda delle necessità e dell'input dell'ambiente esterno. E noi siamo l'ambiente esterno, che dobbiamo offrire una visione altra e diversa. E allora abbiamo anche il supporto scientifico per reclamare la nostra dignità di persone che possono cambiare, perché abbiamo noi voglia di cambiare, possiamo chiedere a un tecnico di aiutarci che nella nostra voglia, al posto di quelle situazioni che invece sono situazioni di grave controllo sociale, che guardate sta avvenendo in maniera importante. Cioè non è un caso, i giornali sono pieni di queste cose, di situazioni nelle società più complesse. Non è un caso i delitti nelle scuole, l'uccisione, ma d'altra parte non è nemmeno un caso che ci mette il giornale e vediamo cadaveri. Alle 8 di sera c'è un film in televisione su Rai 2, Rai 1, adesso non mi ricordo, che è Criminal Mind, mi pare che si chiami. È una cosa sconvolgente. I delitti più sconvolgenti fatti dalla Criminal Mind, dalla mente criminale, mostrati alle 8 di sera quando le famiglie di solito si incontrano. Allora, noi abbiamo la necessità, noi, di lavorare che queste cose non producano un malessere che è determinato da una norma altra rispetto al nostro vivere, che non è una norma di mercato. Allora, tecnicismi devono essere letti all'interno di quello che è la cornice, ma la cornice, voi, così come noi, dobbiamo stare attenti a definirla costantemente, perché il microchip è molto comodo. È comodo, e questo è tragico. Un inserimento di microchip è un'operazione che con $1,000 risolve il problema per una vita. Una scatola di antidepressivo costa €200, una scatola. Non so se riusciamo a capire o a immaginare quello che sarà il futuro, no? Allora, è questo non più un problema della salute mentale, è un problema della nostra società, che noi lasciamo che vada in una deriva dove certe volte ci troviamo di fronte a un panorama e ci chiediamo, ma come sono arrivato qua? Però sono lì ormai. E questa è la parte importante, dove io penso che gli utenti abbiano, le persone che pensano in maniera non convenzionale, abbiano molto, molto da dire e da fare e da chiederci di fare per loro, perché
il momento di passaggio importante. E certamente nel mondo esistono anche le terapie degli inceppati. Se andate in Congo, i pazienti psichiatri sono legati con una catena, un ceppo, e così non disturbano. Ma noi nell'Occidente invece siamo in una situazione in cui arriviamo a situazioni di gravità tale per cui il farmaco sarà una stupidaggine. In realtà quello che potrebbe succedere. Ci siamo già.